Un saluto a voi amici del web. Ho ricevuto nelle ultime settimane una quantità elevatissima di domande in merito ai due precedenti video di questa rubrica dedicati alla vitamina C e in particolare se fosse possibile presentare una panoramica un po' più approfondita dei dati pubblicati in letteratura scientifica in merito alla questione della supplementazione di vitamina C in relazione alla prevenzione o al trattamento delle sindromi simili influenzali, da Linus Pauling in poi. Ora, proprio perché della vitamina C abbiamo già parlato in quei due precedenti video, non andiamo oggi a ripeterci. Qualcuno mi ha chiesto: ma quei video sono vecchi di qualche anno, sono ancora validi? Sì, sono ancora perfettamente validi e sottoscrivo in pieno tutto quello che in essi veniva detto. Per cui oggi non ci occupiamo né del suo ruolo nutrizionale, cioè antiscorbutico e antiossidante, né dei meccanismi per cui la vitamina C ha funzione immunostimolante, né di tutte le sue vicissitudini degli anni 40, 70 e del libro di Linus Pauling, né della sua distribuzione negli alimenti, né dei suoi presunti effetti collaterali su diarrea o calcoli renali. Di tutto questo abbiamo già parlato in quel video e in particolare in quello intitolato I segreti della vitamina C, che se non avete visto vi invito certamente a guardare perché quello di oggi è solo un'aggiunta a quel video preso da solo, ha poco senso. Il link lo trovate in descrizione al video. In realtà il lavoro di oggi è molto molto semplice perché è già stato fatto egregiamente in modo dettagliato in un'autorevole review sistematica e meta-analisi della Cochrane Library, aggiornata per l'ultima volta nel 2017. Gli autori sono Harry Emile dell'Università di Helsinki e Elizabeth Shulker dell'Università di Sydney. Di questo lavoro purtroppo il 98% delle persone legge solo l'abstract, che quello sì purtroppo non è tra le pagine più felici della letteratura scientifica perché è scritto in modo molto ambiguo e i risultati negativi vengono riportati prima di quelli positivi, caso più unico che raro in qualunque pubblicazione. Se si tralascia quello però, questo lungo lavoro di 179 pagine è per il resto un bel lavoro davvero molto completo, lucido ed eccellente, e infatti oggi andiamo a esaminarlo un po' meglio. Allora, il lavoro inizia dando un po' di prospettiva sulla questione. Innanzitutto si chiarisce che, leggiamo insieme, il termine raffreddore comune non denota una patologia specifica, ma una malattia familiare a quasi tutti, con dei sintomi comuni: muco, naso chiuso, mal di gola, tosse, letargia, malessere generale con o senza febbre. Normalmente è causato da virus delle vie respiratorie, rinovirus, coronavirus, adenovirus, parainfluenza e influenza, con circa 200 sierotipi. Quindi, diciamo, questa denominazione di raffreddore è basata più che altro sui sintomi e sull'origine virale, poi possono essere molti virus diversi, simili influenzali, parainfluenzali o influenzali. La vitamina C è stata identificata negli anni 30 come risultato della ricerca per identificare le cause dello scorbuto, ma fin da subito in letteratura la carenza di vitamina C venne associata alle polmoniti, suggerendo che tale vitamina potrebbe influenzare le infezioni respiratorie. Dopo la sua scoperta ci fu molto interesse sugli effetti della vitamina C sul sistema immunitario, come illustrato dalle varie review con dozzine di riferimenti a studi empirici, tanto che molti dottori proposero che la vitamina C potesse essere di beneficio per i casi di raffreddore o polmonite. Nel 1970 la pubblicazione del famoso libretto di Linus Pauling, doppio premio Nobel, ha fatto salire alle stelle l'interesse del pubblico generale per la vitamina C. Pauling aveva fatto una meta-analisi degli studi condotti tra gli anni 40 e 70, concludendone che la vitamina C riduceva in modo significativo sia l'incidenza che la durata dei raffreddori. Ecco, da lì in poi la popolazione generale ha in gran parte iniziato a farne uso regolare, mentre dal punto di vista della ricerca è iniziata un'enorme confusione. Le male lingue, incluso io, pensano che sia stato fatto apposta per creare in ogni modo un'impressione di controversia per le ragioni che abbiamo già ipotizzato nel video precedente, ma oggi lasciamo stare in retroscena e limitiamoci ai fatti. Nel 1975 vengono pubblicate due review molto molto influenti, quella di Chalmers e quella di Dykes, che sulla base degli ultimi studi fatti entrambe concludevano che gli effetti della vitamina C erano molto piccoli, secondo i calcoli di Chalmers, o addirittura nulli, secondo i calcoli di Dykes. Queste due influenti pubblicazioni hanno avuto una seconda ripercussione mediatica enorme, no? Col solito balletto che tanto piace ai giornali, che un giorno dicono: ah, la vitamina C cura tutto, e il giorno dopo: ah, era tutto sbagliato, non serviva a nulla. Ebbene, sostanzialmente, a livello di popolazione e di classe medica, oggi siamo nel 2020, ma siamo ancora fermi a quelle due ondate di interesse sulla vitamina C sui mass media negli anni 70, cioè ci sono quelli a cui è rimasto in testa il lavoro di Pauling nel 1970 e quelli a cui è rimasta impressa la smentita di quelle due review, che sono quelle che hanno informato la posizione ufficiale di quasi tutto il mondo clinico, quelle sulla base di cui ancora oggi è rimasto in testa moltissimi, anche in ambiente medico ed accademico, la netta convinzione
l'impressione che la vicenda della vitamina C e del raffreddore fosse tutto un vaneggiamento di Linus Pauling, poi smentito dalla scienza. Ebbene, queste due review che hanno fatto un danno enorme all'immagine della vitamina C e quindi poi alla salute delle persone, in realtà erano entrambe gravemente sbagliate. Leggiamo insieme. Tuttavia è stato fatto successivamente notare che questi due influenti lavori contenevano seri errori, sia nell'estrapolazione dei dati che nei calcoli. Se Chalmerson avesse fatto questi errori e avesse fatto i suoi conti solo sugli studi con almeno un grammo di vitamina C, avrebbe calcolato un risultato 8 volte più grande. Anche l'influente review di Dykes rappresentava in modo scorretto i risultati degli studi sulla vitamina C. Poi entrambi i lavori davano grande rilevanza a uno studio dell'NIH che, pur trovando effetti significativi per la vitamina C, li attribuiva tutti all'effetto placebo, ma anche questo studio è stato riesaminato e si è visto che questa attribuzione all'effetto placebo non era compatibile coi loro stessi dati. Ecco, questi tre lavori stracitati del 1975 hanno avuto l'effetto di soffocare da lì in poi gran parte dell'interesse sul ruolo della vitamina C. Peccato che tutti e tre contenessero gravi errori di calcolo e bias contro la vitamina C, voluti o meno che fossero. Certo, 3 su 3 è un po' strano. Leggiamo insieme. Date le forti evidenze che la vitamina C è efficace contro i raffreddori, la scomparsa di interesse sull'argomento dalla metà degli anni 70 in poi è sconcertante. Ciò si spiega con i tre lavori pubblicati nel 75 di Chalmers, Dyke e Karlowski, quello dell'NIH, che concludevano che la vitamina C era inefficace contro i raffreddori. Questi tre lavori sono stati citati in raccomandazioni nutrizionali, libri di testo di nutrizione, malattie infettive e numerose reviews quali prove che la vitamina C non è efficace contro i raffreddori. Questi tre lavori sono tutti stati dimostrati essere errati, per cui la perdita di interesse degli ultimi anni 70 va imputata a queste tre pubblicazioni errate. E ancora, tanto per essere chiari, la perdita di interesse nell'argomento non è dovuta al fatto che siano stati condotti degli studi controllati che avessero trovato risultati negativi per la vitamina C. Al contrario, gli studi pubblicati negli anni 70 trovavano risultati nel complesso positivi. E quindi, ecco che gli autori di questa nuova grossa review si apprestano a riguardare bene i dati disponibili, aggiungendo anche tutti gli studi condotti successivamente. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire il criterio con cui hanno deciso di farlo. Primo, questa review considera solo e unicamente studi condotti su volontari umani, quindi non studi su animali, e con il controllo placebo, e quasi tutti sono anche stati condotti con la procedura del doppio cieco. Questo punto è stato in realtà molto criticato perché così facendo hanno automaticamente escluso praticamente tutti gli studi fatti negli anni 40, 50 e 60, quelli che usavano le dosi più alte di vitamina C e trovavano i risultati più impressionanti. Ma allora placebo e doppio cieco non erano prassi, per oggi gli standard sono quelli, per cui a me sembra una scelta ragionevole. Basta che sia ben chiaro che applicando questi standard, allora tutti gli studi che abbiamo a disposizione da guardare sono fatti con dosi molto più basse rispetto a quelle usate in medicina ortomolecolare dei medici che supportano l'utilizzo preventivo e terapeutico della vitamina C. Nonostante tutto, comunque, come vedremo, molte cose si riescono a vedere lo stesso. Secondo, hanno deciso di escludere tutti gli studi con supplementazioni di meno di 0,2 grammi di vitamina C. Ottimo, perché le dosi con cui sono storicamente stati visti i risultati erano ben più elevate. Linus Pauling usava 2-3 grammi per la prevenzione e minimo 10 grammi ai primi sintomi del raffreddore. Invece quasi tutti gli studi fatti inizialmente dagli anni 70 in poi per verificare gli effetti della vitamina C erano fatti con dosi 50 o 100 volte inferiori di queste, e poi dicevano no, boh, non ci sembra che serva a niente, e vabbè, te credo anche l'aspirina, se invece che prendere una pastiglietta la dividi in 100 frammenti e ne prendi solo un centesimo di pastiglietta non osserverai granché, ma che senso ha? Lo stai facendo apposta per non vedere niente. Quindi ottimo che gli autori della review abbiano detto via, quelli con meno di 0,2 grammi nemmeno li consideriamo perché sono carta straccia. In realtà, per controllare le affermazioni di Pauling, avrebbero dovuto escludere non tutti gli studi con meno di 0,2, ma tutti quelli con meno di 2 grammi. Il problema è che allora di studi da revisionare non ne sarebbero rimasti proprio. Terzo, la review decide di distinguere due tipi di studi, quelli che chiamano di supplementazione e quelli che chiamano terapeutici. Per supplementazione intendono chi prende regolarmente dei supplementi di vitamina C a scopo preventivo per poi andare a vedere se hanno meno casi di raffreddore, vale a dire una minore incidenza, e nel caso lo abbiano se dura meno o ha sintomi meno severi. Invece per studi terapeutici intendono quelli in cui si aspetta che i volontari venga il raffreddore e solo una volta comparsi i sintomi si prendono la vitamina C e si vede se il raffreddore dura meno o ha sintomi più lievi rispetto al gruppo di controllo che non prende la vitamina C.
Quarto e ultimo, all'interno dei requisiti sopradetti, i calcoli sono stati fatti includendo tutti gli studi disponibili, quindi non scegliendo quelli che gli piacevano o gli facevano comodo per far venire i risultati che gli piacciono, come fanno gli autori di certi libri popolari, ma tutti gli studi che sono stati fatti. Ne hanno individuati 46 sulla supplementazione giornaliera a scopo preventivo e 10 sulla supplementazione terapeutica, cioè dopo la comparsa dei sintomi. Allora, cominciamo dagli studi di supplementazione regolare. Qui si valutavano tre cose: primo l'incidenza, cioè il numero di casi di raffreddore, poi in caso di raffreddore la durata e la severità dei sintomi. L'incidenza, quando consideriamo tutti gli studi insieme, sono 11.941 partecipanti, ha un rischio relativo di 0,96, vale a dire non c'è una grande riduzione rispetto al placebo, per quanto la riduzione ci sia e abbia un'alta significatività statistica. Tradotto significa che questa riduzione dell'incidenza non è dovuta al caso, ma proprio alla vitamina C. Tuttavia una riduzione tra l'1 e il 7% dei casi non ha grande rilevanza pratica, non ci entusiasma granché, ma c'è ed è statisticamente significativa. Ora non è immediato da capire, ma quando si fa una meta-analisi su grandi numeri e studi diversi, il fatto che ci sia una alta significatività statistica è in realtà più importante dell'entità dei numeri, perché dimostra che un effetto c'è. I numeri ovviamente sono una media di studi fatti con dosi diverse e in modi diversi. Ad esempio ci sono alcuni studi come questi che hanno trovato rischi relativi assai più bassi, Peters addirittura 0,39, vuol dire una riduzione del 70% dei casi di raffreddore con la vitamina C, altri una riduzione della metà o del 30%. La maggior parte però ha trovato una riduzione entro il 10%, per cui alla fine la media viene piccola. Ma attenzione anche a un altro dato importante: anche se molti studi trovano solo un trend verso un beneficio della vitamina C, nel senso che con piccole riduzioni il numero dei volontari non era sufficiente nel singolo studio a vedere una significatività statistica, anche se mettendoli tutti insieme sì. Ecco però è altrettanto importante notare che nessuno dei 46 studi abbia trovato un beneficio nel gruppo placebo, che è quello che ci si dovrebbe aspettare se l'effetto fosse nullo, no? Perché a quel punto sarebbe solo effetto del caso, e allora qualche volta dovrebbero andare meglio i vitamina C e qualche volta andare meglio i placebo, cosa che non succede in nessuno studio, neanche alle dosi più basse. E questo è molto importante perché scientificamente parlando ci consente di dire che sì, i dati sono eterogenei, ma non di dire che sono controversi. Controversi sarebbero se qualcuno trovasse dati che vanno in una direzione e qualcun altro che vanno nell'altra. Noi invece abbiamo che chi trova che va meglio con la vitamina C, gli altri non trovano nulla. Un'altra cosa interessante che hanno notato gli autori è che se si limitavano a quegli studi fatti su soggetti sottoposti a attività fisica intensa, 622 soggetti in totale, il rischio relativo con la supplementazione di vitamina C diventa 0,49. 0,49 è la metà, ragazzi, cioè l'incidenza di casi di raffreddore in questi soggetti era dimezzata con la vitamina C. Per quanto riguarda la durata dei raffreddori, sempre considerando tutti gli studi, questa era ridotta in media dell'8% negli adulti e del 18% nei bambini. Come mai nei bambini si osserva un effetto maggiore? Con ogni probabilità semplicemente perché sono più piccoli ma ricevono le stesse dosi, per cui per chilo di peso ricevono dosi maggiori di vitamina C. Alcuni di questi studi sono fatti sui gemelli, che spesso vivono insieme, ma quando Cara ha misurato i livelli plasmatici di vitamina C, ha visto che anche i gemelli che prendevano il placebo avevano incrementi di vitamina C, perché probabilmente si scambiavano le pastigliette. Per cui ha provato a guardare i dati dei gemelli che vivevano separati e qui ha trovato una riduzione del 35% con la vitamina C. Attenzione, qui stiamo sempre solo parlando di assunzione regolare, cioè questi qui non seguivano il metodo di Poling, non prendevano la vitamina C quando gli veniva il raffreddore, semplicemente la assumevano in modo regolare come integratore, ma poi quando gli veniva il raffreddore non facevano nulla di più, si limitavano solo a registrare durata e intensità dei sintomi. Quanto alla severità dei sintomi, ovvio che studi diversi usino parametri diversi, ma anche qui si osserva una netta tendenza positiva e statisticamente significativa, vale a dire dovuta proprio alla vitamina C e non al caso o all'effetto placebo. Ad esempio, con più di un grammo il numero di giorni a casa da scuola o da lavoro era ridotto in media del 13,6% e la scala di severità dei sintomi era ridotta del 12,8%. Anche qui gravità dei sintomi è un concetto vago e difficile da quantificare numericamente. È un peccato che dagli anni 70 in poi non si siano più fatti studi sulle complicazioni gravi dell'influenza e la vitamina C, perché quelli che erano stati fatti prima avevano dato davvero risultati molto interessanti. Leggiamo ad esempio che Pitt aveva trovato solo piccole differenze nell'incidenza o durata dei raffreddori con la vitamina C,
ma degli 8 casi di polmonite solo una era nel gruppo della vitamina. Glazebrook aveva trovato una riduzione del 17% dei casi di raffreddore con la vitamina C, ma del 100% dei casi di polmonite. Kimbarowski aveva studiato specificamente pazienti di influenza e con la vitamina C aveva trovato una riduzione dell'80% dei casi di polmonite. Adesso andiamo a vedere invece gli studi cosiddetti terapeutici, cioè quelli che non prendevano la vitamina C a scopo preventivo, ma la prendevano alla comparsa dei sintomi del raffreddore per vedere se durava meno o era meno intenso. Qui abbiamo a disposizione solo 10 studi con 3.249 partecipanti e se li mettiamo tutti insieme si vede una riduzione media della durata del 4,2% e una riduzione dei giorni a casa da scuola o dal lavoro in media del 12%. Di nuovo una riduzione che c'è ed è statisticamente significativa, ma che vista così non ci entusiasma moltissimo. In primo luogo sottolineiamo che nessuno di questi studi ha testato le osservazioni degli anni 40, poi riprese da Linus Pauling, per tre ragioni. Primo, le osservazioni degli anni 40 prevedevano la combinazione delle due cose, cioè supplementazione regolare a scopo preventivo e, in caso di sintomi, aumento delle dosi, non o l'una o l'altra cosa. Secondo, la cosa più importante delle osservazioni originali era che l'efficacia della vitamina C nella prevenzione del raffreddore si aveva non prendendola a sintomi già conclamati, ma alla comparsa dei primi sintomi, o meglio ancora delle prime avvisaglie, cioè quando si comincia a sentirsi un po' strani, magari le gambe un po' deboli, gli occhi un po' lucidi, la gola che gratta. In genere uno è capace di riconoscere quali sono le sue prime avvisaglie di un raffreddore incipiente. Ecco, il momento di prendere la vitamina C perché abbia maggiore effetto sarebbe quello, non quando uno è già lì a letto KO con la febbre. Ovviamente per gli studi terapeutici invece la somministrazione avviene quasi sempre un po' oltre per essere sicuri che sia effettivamente raffreddore e non magari solo una giornata particolarmente spossante. Lo possiamo leggere anche nella stessa review, è anche possibile che la rapidità con cui si inizia a somministrare la vitamina C possa avere un effetto, ma va? Asfor e colleghi hanno dato agli stessi partecipanti o 6 grammi di vitamina C oppure altri farmaci tipo aspirina durante diversi episodi di raffreddore senza doppio cieco. Quando il trattamento iniziava entro 24 ore dalla comparsa dei sintomi, quindi raffreddore già conclamato ma almeno trattato entro 24 ore, la durata media dei raffreddori trattati con la vitamina C era di 3,6 giorni, mentre era di 6,9 giorni con gli altri farmaci, cioè il doppio. Tuttavia, se il trattamento iniziava oltre le 24 ore dalla comparsa dei sintomi, non c'era più alcuna differenza significativa tra vitamina C e aspirina. Che sorpresa! Nel famosissimo e prestigioso e stracitato studio di Karlowski, invece, quello dell'NIH, come si erano regolati? Andiamo a vedere. Se compariva un raffreddore, i volontari erano stati istruiti a tornare all'istituto per farsi controllare i sintomi e per registrare le osservazioni cliniche e per ricevere la vitamina C o il placebo da prendere, e quindi vi era un ritardo imprecisato tra la comparsa dei sintomi e l'inizio del trattamento. No, cioè quando uno ha i primi sintomi del raffreddore, invece di mettersi immediatamente a letto e prendere la vitamina C, questi furbacchioni gli avevano detto: no, tu prendi, vieni da noi, ti facciamo tutti i controlli e poi ti diamo la vitamina C. E questo era il grande studio che ha affossato la vitamina C per 30 anni. E il bello è che persino quello studio, nonostante tutto, aveva trovato dei risultati positivi per la vitamina C e anche una relazione tra dose e risposta, cioè avevano visto effetti migliori con dosi maggiori, pur dandola a pazienti già abbondantemente sintomatici, solo che al momento di pubblicare i risultati li hanno attribuiti tutti all'effetto placebo, gettando fango sul loro stesso studio, con una spiegazione poco chiara di come in uno dei loro bracci di studio i volontari avessero riconosciuto un sapore diverso, cosa che è stata successivamente smentita, ma che in ogni caso, come è stato successivamente fatto notare da altre pubblicazioni, era una spiegazione non compatibile con i loro stessi risultati, cioè anche ammesso che fosse stato vero, questa spiegazione non era abbastanza per giustificare dal punto di vista statistico le differenze osservate tra i vari gruppi. E per finire, terzo punto, c'è una grande discrepanza nelle dosi. Nelle osservazioni iniziali, in caso di sintomi, le dosi da utilizzare erano di almeno 10 grammi al giorno, idealmente prese un grammo alla volta a distanza di un'ora l'una dall'altra, fino alla scomparsa dei sintomi. Se invece guardiamo questi nuovi studi, nessuno usa questi dosaggi, ad eccezione di due soli studi, solo due, quello che abbiamo appena citato e che ha appunto trovato un effetto molto significativo anche rispetto all'aspirina, e poi quello di Anderson che testava una dose di 8 grammi insieme una di 4, quindi l'unico che si avvicini perlomeno un po' di più alle dosi raccomandate da Linus Pauling e peraltro anche somministrate in modo infelice perché glieli davano tutti in una volta invece che distanziati nel tempo.
Questo studio osservava in primo luogo una relazione dose-risposta, cioè la durata media era 3,52 nel placebo, 3,17 con i 4 grammi e 2,86 con gli 8 grammi. Più ancora che la media, tuttavia è interessante anche notare che la proporzione di raffreddori brevi, cioè quelli che si risolvevano in meno di un giorno dalla comparsa dei sintomi, nel gruppo che prendeva i 4 grammi era del 39%, cioè più di 1 su 3, mentre nel gruppo che prendeva gli 8 grammi era del 46%, 222 soggetti su 483, cioè quasi 1 su 2. Quindi la descrizione onesta di questi studi cosiddetti terapeutici, secondo me, sarebbe: ragazzi, nessuno studio fatto dagli anni 70 ad oggi ha mai testato le raccomandazioni terapeutiche di Linus Pauling. Tuttavia, nell'unico studio mai condotto che perlomeno ci si avvicini, la metà di quelli che, accusando i primi sintomi di raffreddore, assumevano 8 grammi di vitamina C, il giorno dopo stavano già bene. E nell'altro studio, in cui assumevano 6 grammi, prendendo la vitamina C il raffreddore durava la metà che prendendo l'aspirina, ma solo se si cominciava a prenderla entro 24 ore dalla comparsa dei primi sintomi. Ora, signori, due studi da soli, sono io il primo a dirlo, che non bastano per concludere assolutamente nulla, che sicuramente ce ne vorrebbero molti di più. Purtroppo sono studi molto difficili da fare e nessuno li paga volentieri, visto che la vitamina C non è un farmaco e non si può brevettare. Ma di fronte a risultati di questo tipo, degli unici studi mai fatti che perlomeno si avvicinino alla raccomandazione di Linus Pauling, nessuno può permettersi di dire che la storia della vitamina C e del raffreddore è una bufala. Puoi dire che sarebbe meglio avere più dati, ma bufala è un termine totalmente inappropriato davanti a dati pubblicati di questo tipo, soprattutto quando non hai dati in senso contrario. Non è che stiamo prendendo questi due studi e nascondendone altri 20 che dicono l'opposto. Stiamo guardando gli unici che ci sono. Quindi in questo caso si dice: ci sono pochissimi dati, ce ne vorrebbero di più, ma quelli che abbiamo sembrano suggerire un effetto molto importante della vitamina C. Ok, bufala si dice delle cose inventate o delle cose per le quali si è osservato l'esatto contrario, non delle cose per cui abbiamo dei risultati sperimentali così importanti. Aggiungo anche che uno dei due studi fatti con alte dosi, quello dei 6 grammi terapeutici, è stato escluso dalla meta-analisi perché, come raccontano gli stessi autori, non aveva più senso continuare con il protocollo del doppio cieco, perché i pazienti che ricevevano la vitamina C erano ormai diventati perfettamente riconoscibili dal progresso clinico. In altre parole, era talmente evidente che stavano meglio che ormai tutti, inclusi i volontari, avevano capito chi stava prendendo la vitamina C e chi il placebo, e quindi di fatto, per eccesso di onestà, gli autori hanno ammesso che non era più possibile nemmeno il controllo placebo. Idem per Regnier. Alcuni dei pazienti si erano resi conto di ricevere il placebo e si rifiutarono di proseguire nel ricevere un trattamento inutile, cioè vedevano gli altri che stavano meglio e dicevano: senti, al diavolo il tuo studio, voglio anch'io la vitamina C e subito. E questo, guardate, sembra una stupidaggine, ma è probabilmente il problema più grande degli studi con la vitamina C, perché nel momento in cui tu coinvolgi i volontari che un minimo ovviamente si informano, questi si chiedono: ma io sarò nel gruppo della vitamina C o nel placebo? E molti di loro cominciano a prendersela comunque per conto loro di nascosto, col risultato poi di mascherare gran parte dell'effetto. L'altro grande problema è che la vitamina C non è un farmaco ma un nutriente, per cui il gruppo placebo non è che non la prende, ma la prende dagli alimenti, ed è quasi impossibile controllare bene le variazioni tra i diversi soggetti in studio per quanto riguarda quella che si prendono dagli alimenti. Basta che un placebo si beve uno smoothie di kiwi, fragole e arance e rischia che quel giorno se ne prende di più lui. D'altra parte, soprattutto per gli studi di supplementazione, che durano mesi, mica li puoi chiudere in una gabbia. Per cui sono studi difficilissimi da fare, e il fatto che nonostante tutto questo, e nonostante praticamente tutti gli studi siano stati fatti con dosi insufficienti e somministrate con tempistiche inappropriate, vedano chiaramente degli effetti significativi, anche se poi facendo le medie delle medie i numeri sembrano piccoli, ma andando a vedere i singoli studi se ne trovano molti con risultati assai rilevanti, e nemmeno uno con risultati sfavorevoli, ebbene a me non lascia alcun dubbio sulla sua efficacia, e il fatto che si trovino tali risultati anche dandola poco e male, ai miei occhi è indice che se venisse somministrata le dosi giuste nei tempi giusti, cosa che ad oggi non è mai stata fatta in un solo studio clinico dagli anni 70 in poi, il suo potenziale preventivo e terapeutico sarebbe straordinario, posto che comunque tutti gli studi precedenti, quelli degli anni 40, 50 e 60, che trovavano i risultati più clamorosi, anche se non condotti secondo gli standard che richiediamo oggi, e in larga parte basati sull'esperienza clinica, ma non è che siano proprio da buttare via. E infatti anche la nostra stessa review, nell'ultima riga prima dei ringraziamenti, dice esattamente questo: servono più studi sulla supplementazione terapeutica, ma per favore facciamoli con almeno 8 grammi al giorno. Ad oggi però
Nulla è stato fatto. E per finire sulla sicurezza di queste dosi, leggiamo anche: in generale la vitamina C è considerata sicura a dosi fino a molti grammi al giorno. Anche se ci sono state ipotesi su potenziali danni di alte dosi, si sono rivelati essere infondati. In un recente studio di farmacocinetica, i partecipanti ricevevano fino a 100 grammi di vitamina C endovena nell'arco di poche ore, senza alcun effetto avverso. 100 grammi, ragazzi, è un netto, endovena, che poi era la famosa indicazione del dottor Klenner negli anni 40 per tutti i casi di infezioni seri che arrivassero in ospedale. Ultimamente, per fortuna, sempre grazie agli autori della nostra review, sono state fatte un paio di meta-analisi anche sui dati dei pazienti ospitalizzati, non con il trattamento a dosi elevate del dottor Klenner, ma almeno sull'uso di piccole dosi di vitamina C. Ad esempio, in questa meta-analisi del 2019, su 12 studi e 1766 pazienti, la vitamina C aveva ridotto la durata di permanenza in terapia intensiva in media dell'8% e in modo statisticamente molto significativo, e in altri 6 studi, con una dose somministrata oralmente tra 1 o 3 grammi, la durata era ridotta dell'8,6%. E in quest'altra meta-analisi appena pubblicata, su 8 studi e 685 pazienti, hanno documentato forti evidenze che la vitamina C riduce la durata della ventilazione meccanica, soprattutto nei pazienti che ne hanno bisogno per periodi prolungati, cioè i casi più severi. Nei 5 studi con 471 pazienti che necessitavano di ventilazione polmonare per più di 10 ore, una dose tra 1 e 6 grammi al giorno di vitamina C riduceva il tempo di ventilazione del 25%, cioè un quarto. Dato il costo insignificante della vitamina C e considerato che gli effetti collaterali sono zero, potrebbe non essere una cosa tanto stupida. Ma per quali meccanismi, si chiederà a questo punto qualcuno, la vitamina C ha questo ruolo immunostimolante? Bene, di questo avevamo parlato in parte nel nostro video precedente e la cosa si farebbe lunga, ma per chi è interessato raccomando quest'altro bel lavoro pubblicato nel 2017 su Nutrients, Vitamin C and Immune Function, disponibile gratuitamente per la consultazione. Ma invece adesso torniamo alla nostra review sul raffreddore e divertiamoci a leggere quelle poche righe di conclusioni che si trovano nell'abstract, che è il più delle volte l'unica cosa che legge chi fa una ricerca bibliografica. Andiamo a vedere di tutto questo che abbiamo visto come vengono tratte le conclusioni. Prima frase, quella su cui cade subito l'occhio. L'assenza di effetto della supplementazione di vitamina C nel ridurre l'incidenza dei raffreddori nella popolazione generale indica che una sua supplementazione regolare non è giustificata. Allora, questa affermazione grida vendetta per 3 ragioni. Primo, è proprio falsa, perché come abbiamo visto un effetto, seppure di piccola rilevanza clinica, c'era ed era anche altamente significativo. Per non vederlo, qui hanno usato non i dati di tutta la popolazione, ma solo i dati di uno dei sottogruppi stratificati per dose, quelli da 1 grammo, e non si capisce il perché, visto che ha solo avuto l'effetto di dimezzare il numero dei soggetti e come risultato far sparire la significatività statistica. Secondo, di tutte le cose che hanno trovato, come prima frase delle conclusioni hanno messo l'unica per cui hanno avuto risultati poco entusiasmanti. La vitamina C nella popolazione generale aveva ridotto la durata e aveva ridotto la severità dei raffreddori, ma qui ci dicono solo dell'unica cosa per cui i risultati erano più eterogenei, cioè l'incidenza. E infine, terzo, del tutto inspiegabilmente, ne concludono che quindi prenderla è ingiustificato. Evidentemente il fatto che anche se dovesse venire il raffreddore comunque durerà meno e avrà sintomi più lievi non ha rilevanza. Frase dopo, tuttavia, i risultati sono eterogenei e una piccola parte della popolazione potrebbe trarre benefici preventivi dalla vitamina C. Una piccola parte quale? Quanto piccola? La frase dopo pare rispondere: la vitamina C sembra essere utile a chi è sottoposto a sforzi fisici intensi. E cacchio se sembra, in questi l'incidenza l'aveva dimezzata. Sono dunque loro la piccola parte? Perché dalla review emergeva chiaramente che potrebbero giovarsene molto quantomeno anche i bambini e le categorie più a rischio di complicanze, ad esempio gli asmatici. Poi ancora, finalmente, si ammette che la supplementazione a scopo preventivo effettivamente riduce sia la durata dei raffreddori che la severità dei sintomi. E poi si dà un'altra informazione cruciale, seppure scritta in modo ambiguo e difficilmente comprensibile da chi non ha letto tutto l'articolo, cioè che quanto all'utilizzo terapeutico, il beneficio trovato con la dose più alta sarebbe di sostanziale importanza pratica se venisse confermato. E poi, dulcis in fundo, abbiamo questa frase sibillina. Dati gli effetti consistenti della supplementazione di vitamina C sulla durata e l'intensità dei raffreddori, ecco, forse era questa la prima frase da scrivere nelle conclusioni, no? Ebbene, visto che ha avuto in modo consistente questi effetti positivi, data la sua sicurezza e il basso costo,
potrebbe valere la pena che i pazienti di raffreddore provassero su base individuale a vedere se anche dosi terapeutiche hanno per loro effetti benefici. Ora ve la traduco perché se la leggete in modo disattento potrebbe sembrare che questa frase stia dicendo siccome a volte funziona e a volte no, non si sa bene perché, ma comunque costa poco e non ha effetti collaterali, tanto vale che ciascuno provi a vedere se per caso funziona. È scritta apposta per sembrare che stia dicendo questo, ma se la leggete attentamente invece sta dicendo una cosa completamente diversa. Sta dicendo: siccome la vitamina C riduce consistentemente la durata e la severità del raffreddore, sarebbe il caso che ciascuno provasse a prenderla anche a scopo terapeutico, cioè a dosi più alte quando compaiono i sintomi del raffreddore, perché potrebbe essere benefica. In altre parole, non vi sarà sfuggito l'ironia, sta dando fra le righe la stessa raccomandazione di Linus Pauling, cioè prendere la vitamina C in modo regolare a scopo preventivo e poi in caso di sintomi prenderla anche a scopo terapeutico, aumentando la dose. Ovviamente quello che non ci dice in queste conclusioni è che i casi in cui si è rivelata benefica a scopo terapeutico non erano casuali, ma erano quegli unici due studi che davano 6 o 8 grammi e entro 24 ore dalla comparsa dei sintomi. Ecco, a me sembra evidente che questa conclusione è stata scritta apposta, posso solo immaginare sotto quali pressioni, per dire tutte cose in sé corrette ma dare un'impressione del tutto sfavorevole, e fa quasi tenerezza come questi poverini siano riusciti in qualche modo a suggerire comunque a tutti di prenderla pur senza ammettere che funziona. No, prima frase non serve a niente, frase dopo però che ciascuno provi a prenderla. Però non basta, perché lo vedete che è scritto in modo ambiguo e soprattutto al contrario. È come se vi dessero uno sciroppo che dice ti fa passare la tosse, ti fa passare il mal di testa e ti fa passare il mal di gola, e voi dite: prima cosa, questo sciroppo non mi ha fatto passare il mal di testa, quindi non serve a nulla. Tuttavia, siccome mi ha fatto passare benissimo sia la tosse che il mal di gola, forse sarebbe il caso che tutti provassero a prenderlo per vedere se funziona. E in tutto questo nascondete anche il fatto che di sciroppo in realtà ne avete preso un ventesimo di misurino, perché invece a chi ha preso la dose raccomandata era passato anche il mal di testa. Va bene, ragazzi, io non lo so fino a quando vogliamo prenderci in giro sulla vitamina C, ve lo ripeto per la terza volta da quando ho aperto questo canale: non è una bufala. Dopodiché è evidente, se parliamo di stimolare le difese immunitarie, che non sarà mai una sola pastiglietta a fare la differenza. Ci sono tanti altri nutrienti oltre alla vitamina C la cui carenza indebolisce il sistema immunitario. Penso alla vitamina A, alla vitamina D, allo zinco, così come altrettanto importante un utilizzo regolare di prebiotici e probiotici per promuovere l'effetto immunostimolante del microbiota intestinale. E comunque ancora più in generale è importante che la dieta sia equilibrata nel suo complesso, e ancora più in generale è importante una corretta gestione dello stress, uno stile di vita attivo, una regolare attività fisica e un numero adeguato di ore di sonno di buona qualità. Ma detto questo, insieme a tutte queste cose, le mie raccomandazioni relative alla vitamina C sono: primo, recuperare quanta più vitamina C possibile ogni giorno dagli alimenti che la contengono, frutta ma anche verdura. Secondo, in aggiunta e non in sostituzione alle fonti alimentari, soprattutto nella stagione autunnale e invernale, un supplemento da 1 grammo al giorno di vitamina C ci aiuterà a difenderci da tutti i virus influenzali, parainfluenzali e simili influenzali. E terzo, ai primissimi sintomi di tali infezioni, io mi affiderei subito alle raccomandazioni di Linus Pauling e senza alcun indugio assumerei subito 1 grammo di vitamina C ogni ora per tutte le ore finché si va a dormire, senza star lì con l'orologio, se poi sono 40 minuti, 1 ora e mezza, non cambia nulla. In molti casi questo basterà a far passare tutto entro il giorno successivo e in ogni caso aiuterà a ridurre la durata e la severità dei sintomi. Perché questi numeri non sono dati a caso, 1 grammo al giorno è la dose che permette alla maggior parte della popolazione di saturare il plasma di vitamina C. Ovviamente ognuno è diverso, per cui qualcuno magari bastano 500 mg e una piccola percentuale della popolazione ne serviranno magari 2. Ecco perché, per essere strasicuri e considerata l'assenza di rischi, alcuni consigliano nella stagione invernale di salire a 2 grammi. Quella in eccesso semplicemente viene in parte non assorbita e in larga parte eliminata con le urine. Però con 2 grammi comincia a porsi il problema del limite di assorbimento, per cui diventa più importante suddividerli in assunzioni diverse o prendere formulazioni a lento rilascio. Tutto questo vale però quando siamo sani. Invece, quando c'è in corso un'infezione, la vitamina C nel plasma viene rapidamente consumata, per cui 1 grammo al giorno non basta più a mantenere saturo il plasma. Ecco perché lì bisogna aumentare la dose. Prendere una dose alta tutto insieme, tuttavia, non è la cosa migliore, sempre perché entra in gioco il limite della capacità assorbitiva del nostro intestino, ed ecco perché invece che prenderne 10 o 15 grammi tutti insieme, è meglio prenderne 1 grammo ogni ora finché andiamo a dormire. Stiamo parlando di assunzione orale, ovviamente, diverso il discorso quando si tratta di iniezioni o di flebo, ma quella è un'altra storia.
Dopodiché, con la stessa chiarezza, visto che il boom di domande che ho ricevuto sulla vitamina C in questi giorni è ovviamente, immagino, legato all'attuale epidemia di Covid-19, è evidente che di questo non possiamo sapere assolutamente nulla. Per fare uno studio ci vogliono mesi, se non anni, da quando viene pensato a quando abbiamo i risultati da pubblicare. Quindi di questo ci siamo accorti che esisteva 3 mesi fa, non sappiamo neanche bene come funziona. Figuratevi se possiamo avere degli studi specifici che ci dicono se può beneficiarsi o meno della vitamina C. Altra cosa però è dire che, dato che si tratta di un virus simile influenzale, è del tutto ragionevole ipotizzare che un'assunzione regolare di vitamina C insieme a tutti quegli altri comportamenti per la promozione delle nostre difese immunitarie aspecifiche, vale a dire quelle difese immunitarie che ci aiutano a proteggerci in modo generale da tutti quei patogeni che il nostro sistema immunitario ancora non conosce perché non ha mai visto prima, possano darci una mano molto preziosa a difenderci anche da questa come da tutte le altre infezioni. Ma come sempre non pensiamo che una cosa da sola, e tantomeno una pastiglietta o una polverina, sia la soluzione magica a tutti i nostri problemi. Nessuno pensi che prendere da un giorno all'altro la vitamina C crei improvvisamente intorno a noi una sorta di scudo che ci rende invincibili. Non funziona così. Il rafforzamento delle nostre difese immunitarie aspecifiche passa attraverso tutti quei fattori che abbiamo elencato prima, e senza l'equilibrio nel suo complesso ben poco possiamo fare col solo barattolone di vitamina C. E con questo, signori, io mi fermo per oggi. Vi ricordo il nostro sito www.spaziosfera.com, dove trovate ulteriori contenuti, gli account Instagram, Facebook e Twitter @spaziosfera, e poi, come sempre, la cosa da ricordare è una sola: vita quieta, mente lieta e moderata dieta. Tutto chiaro, Dairy Food.